Ragazzi. Ciao, benvenuti a questa nuova puntata di RKH Cine Talk. Non diciamo più i numeri, quindi non sappiamo a che numero siamo, però siamo qua di nuovo con Natasha, che vi ricordate perché non l'abbiamo vista troppo tempo fa, è l'autrice della rubrica C'era una volta. Ma ormai abbiamo terminato il giro delle rubriche, quindi ci siamo un po' svincolati dai vostri soliti binari. Siamo usciti dalla zona di comfort. Esatto. Quindi oggi siamo qua in realtà a parlare di un film che c'entra poco con la tua rubrica. Sì, decisamente. Per paese di produzione, ecco, forse. Sì, quello forse sì. Un film francese, è un'avventura, è stata una scoperta, mettiamola così. Stiamo parlando di... Del favoloso, perché io dell'aggettivo me lo perdo sempre. Anche favoloso, io, mondo, sai, di Amélie. Sì. Il favoloso mondo di Amélie. Fantastico mondo di Amélie. Sì, c'è un po' di confusione, anch'io lo cambio sempre. Sì, fantastico, meraviglioso, tutti magico, esatto, mi è uscito. Quella è scelta libera. Sì. Io innanzitutto voglio chiedere, ma anche se questa domanda l'ho già fatta, come siamo arrivati al favoloso mondo di Amélie? Perché... Appunto, allora, è una cosa un po' distante dalla tua rubrica e quindi... Sì, ci siamo arrivati probabilmente perché questo lockdown mi dà un po' troppo tempo per riflettere. Ok. E diciamo che appunto, come vi raccontavo prima, è sempre stata una pellicola che bene o male nella mia vita si è presentata un po' di volte e che io ho sempre evitato, senza avere un reale motivo per cui questo poi dovesse accadere, perché... Ho sempre avuto questo DVD che gironzolava per casa mia, mi è stato consigliato come film, ho sentito parlarne perché comunque penso che chiunque bene o male l'abbia sentito nominare, un film che ha avuto un certo impatto anche quando è uscito, però niente, l'ho sempre evitato, finché non sono incappata in una serie di recensioni molto discordanti tra loro a riguardo, perché io faccio spesso questa cosa di leggermi recensioni di cose che non ho visto o di, soprattutto se... magari salta fuori qualche argomento, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di cui discutere, io vado a mettermici in mezzo perché voglio sempre vedere cosa succede. È giusto. Salta fuori che questa pellicola è parecchio controversa in realtà, perché nonostante sia da un lato il film che la generazione femminista dell'epoca ha idolatrato, che ha cresciuto e accompagnato la formazione di tante giovani donne alla scoperta di se stesse, di questa timida frivolezza dell'approccio alla vita, dall'altra parte invece per queste stesse motivazioni è stato definito quasi un film che ha distrutto questa stessa generazione, che ha traviato questa stessa generazione, e volevo un attimo capire da che parte potesse collocarsi il mio pensiero, sapendo già abbastanza in realtà dove sarei andata a finire, partendo forse anche un po' prevenuta. Sì, parecchio, questo lo ammetto. E sicuramente. Io devo dire, ho visto molti anni fa e nonostante non fossi partita prevenuta all'epoca, perché in realtà questa discussione forse è nata più nel recente, no? Più sì, nel... sì, sicuramente. Quindi devo dire che in realtà mi ha fatto lo stesso effetto tuo. Cioè, secondo me è interessante approcciare il fatto che siano tre donne e che parlano di questo film, sicuramente interessante, perché poi la protagonista è una donna, tutti dei risvolti, ecco. Però il fatto è che poi siamo tutte abbastanza d'accordo su quello che è il film. Quindi niente, vi daremo il nostro parere. In realtà, appunto, noi tre ci troviamo, non vi spoileriamo ancora, ne parliamo poi meglio dopo, però ci troviamo abbastanza concordi più o meno dello stesso parere. Però mentre ero giù a prendere la microfonazione eccetera eccetera, c'era una ragazza che registrava e mi ha chiesto cosa stessimo facendo, e io ho detto: ah, stiamo facendo un podcast sul cinema. Ah, di cosa parlate? Del favoloso mondo di Amélie. E lei mi fa: ah, uno dei miei film preferiti. Quindi insomma, devo dire che è un film che in realtà piace molto, perché poi esteticamente ha avuto un grosso impatto, ha avuto... Sì, ma ti dirò, non è condannabile il fatto che possa piacere, perché ha tutti i presupposti per essere un film che non a caso ha appunto ha un quantitativo di nomination, che siano Oscar, che sia, cioè, a livello di riconoscimenti c'è, si è piazzato sul mercato con ottimi incassi, ottimi riscontri. Secondo me è più il motivo per cui ti piace, magari, che può essere discusso. Esatto, esattamente. Però non escludo di trovarmi magari a discutere con qualcuno che l'ha apprezzato, che magari, non dico mi fa cambiare idea, ma mi fa comprendere appieno il motivo per cui uno lo possa essere piaciuto, sì.
partendo dal presupposto che a me lì mi infastidisce. Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori. Al primo che arriverà in fondo alla passerella. E poi mi piace cogliere quei particolari che nessuno noterà mai. Invece non mi piace nei vecchi film americani quando il guidatore non guarda la strada. Coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint-Martin. Amélie continua a rifugiarsi nella solitudine. Si diverte a porsi domande cretine sul mondo o su quella città che si stende davanti ai suoi occhi. Per esempio, quante coppie in questo preciso istante stanno per avere un orgasmo? Partiamo subito a gamba tesa. Esatto. Mi infastidisce il suo atteggiamento, il suo comportamento nei confronti della vita. Non so se siete, credo di sì, ma non so se siete d'accordo con me, però è un po' quello il fatto. Io l'ho riguardato ieri, perché ho detto così almeno mi do una rinfrescata. E devo dire che il mio pensiero non è cambiato, anzi l'ho definito meglio e l'ho rafforzato un po'. E sì, lei mi infastidisce il suo approccio alla vita, cioè il suo approccio alle cose, alle persone e la sua passività. Condivido pienamente, ma è anche questa sorta di confusione che lei ha, che per carità è, in realtà è giustificata dalla trama, perché lei ha un determinato tipo di infanzia, sviluppa un determinato tipo di timidezza, ha un determinato approccio alla vita sociale, alla vita sessuale, ai rapporti intimi, a tutta una serie di cose. Però, da un lato, dico, va bene, è romanzato, per carità, perfetto, ma non è un po' troppo romanzato. Dall'altro, sì, ok, sono atteggiamenti che effettivamente fanno in modo che tu cresca così, ma è estremizzato anche quello. Cioè, c'è un po' un tutto troppo dappertutto. Sì, io la trovo proprio ingombrante, nel senso che forse questi atteggiamenti così enfatizzati e così portati fin quasi all'eccesso, a me sì, che poi un po' primono, cioè non so come dire, mi infastidisce, ma proprio perché dico mica meno, cioè comunque poi, cioè, secondo me ci sta con lo stile del regista, per quello che ho potuto indagare. Lui comunque precedentemente ha messo mano su lavori che sono anche con un'impronta estremamente grottesca, no? Sì. Cioè ha trattato comunque delle situazioni molto sempre abbastanza surreali, sempre abbastanza, però con una tematica fortemente grottesca. Delicatessen, il suo primo film, che effettivamente ha questa impronta proprio grottesca. C'è una specie di futuro distopico, post-apocalittico, si parla di cannibalismo, cioè, quindi mi dico, non è che per caso ci è sfuggita l'interpretazione di questo film anche? Non è che per caso ci siamo persi magari un... Comunque io lo trovo, cioè in un certo senso, per quanto sia colorato, piacevole esteticamente, per quanto sia, dicono, un'enfatizzazione, un omaggio quasi alla Nouvelle Vogue, che poi anche questo si può discutere a riguardo, secondo me. Cioè, comunque lo trovo talmente estremizzato che mi risulta grottesco, anche se effettivamente poi non lo è per gli elementi che tu trovi, no? Certo. Però mi dà questo senso di fastidio, di non, cioè mi disturba. Ma sai cosa? Non tanto il film, perché poi il film è il film e tutti sappiamo che insomma non è la vita reale, la vita. Il fatto che ha dato vita, non so voi, ma questa serie di questa generazione di donne che invece vedeva in Amélie una sorta di donna innocente, ma allo stesso tempo sensuale, un po' bambinesca, un po'. Sì. E
che insomma hanno iniziato ad imitare, non so, sì, già, cioè, taglio, già solo il taglio dei capelli, esatto. ti fa capire esattamente che tipo sì, di tra l'altro sei. Spoiler molto... penso stia bene solo a lei, cioè, sì, esatto. È molto iconico come taglio, nel senso che sì, cioè, sì. se tu becchi qualcuno per strada con un taglio del genere dici, cioè lo fai subito l'associazione, sì, e dici ok, questa probabilmente è la classica. Un sì, ha dato vita a uno stereotipo di esatto. cioè, che paradossalmente poi succede quello che succede sempre, nel senso che voglio imitare questo modello che ho di questo personaggio che è così fuori dalle righe, così leggero, così è, e cosa faccio? Mi accollo all'interno di uno stereotipo precostruito e vado ad alimentare questa sorta esatto. di movimento fastidioso che si è insidiato. Esattamente. Sì, perché poi penso sia quello che forse più affascina, il fatto che lei sia così fuori dal normale, no? Perché poi di fatto tutte ci vogliamo sentire un po' fuori, io no, sinceramente. No. Però ci vogliamo sentire un po' fuori dal normale, un po' speciali, perché lei ti rende speciale anche solo appunto mettere le mani nei legumi al supermercato. Sì, molto adolescenziale, però come esatto, cioè. Assolutamente molto adolescenziale. E ha dato, secondo me, avvio a quello stereotipo che io chiamo la donna ricordi, perché aspettate, non so se vi ricordate il podcast che era uscito in quarantena, mi pare, sì, dei David di Donatello, sì. in cui era candidato questo film che si chiama Ricordi. E c'era questa coppia, lui era Marinelli e lei sinceramente l'attrice non me la ricordo, però mentre lo guardavo mi infastidiva particolarmente l'attrice, perché aveva questo atteggiamento un po' alla Melino, quindi di una un po' sempre che sembra sia fra le nuvole, che passeggia e si accarezza le piante, cioè queste cose qua, no? Sì. Che però legge i libri, si sdraia per terra e non so, ma è enfatizzato in un modo così fastidioso, no? Quelle classiche, cioè mi vengono mille esempi di tipe che ho, però non posso dirlo. Lì è questo stereotipo di donna che mi dà estremamente fastidio, che a tutti i costi devono fare questa finta, cioè avere questa finta innocenza, che sinceramente sì, che poi, cioè appunto qua si tratta di un film, si tratta di concetti che sono estremizzati perché volevano esserlo per 3000 motivi, è ok, ma il fatto di prendere questa cosa e volerla incastrare all'interno di una società che non esiste, cioè non era applicabile nel 2001, nel 2020, non penso di dover spiegare i motivi per cui non funziona questo personaggio. E cioè appunto il discorso che facevo anche un po' prima è, mi domando a questo punto se l'errore, se vogliamo chiamarlo così, l'incomprensione, ecco, uh-huh. sia nelle mani di chi ha messo, di chi ha creato l'opera, o negli occhi del pubblico che l'ha guardata. L'ha interpretata, diciamo. Che l'ha interpretata, sì, che ha assorbito tutto e ha detto io ho questi strumenti in mano, ne faccio questo, divento questo. Ma magari non era così che doveva andare, no? Non era quello l'intento principale. Però anche lì mi domando appunto, allora questo intento quale poteva essere? Cioè quello di creare magari un prodotto piacevole per il gusto di essere piacevole? Perché sì, è un film molto leggero, è un film molto comprensibile, è piacevole come... non lo so... evidentemente è piacevole, sì, perché è piaciuto. Ma comunque esteticamente certo. Io devo dire che ha connotato proprio... una linea estetica, sì. che poi è stata copiata e stracopiata nei decenni successivi. Quindi effettivamente è un film sì, che leggero, guardi certo. senza nessun tipo di problema. Ti tiene molta compagnia, perché di fatto pur non accadendo niente di sconvolgente, perché non c'è lo sviluppo, l'evento incredibile, il problema grande da dover risolvere, cioè... tutta una serie di piccoli episodi che bene o male sono collegati tra di loro, si sviluppano all'interno di questa trama, però non è che, cioè, la conclusione sì, è una conclusione, ma non è che sia propriamente una, cioè, non è che dici ok è finita qua, è un po' una fine non fine. Lo sviluppo degli eventi anche, quando lei trova questa, come si chiama, questa scatola con piena di ricordi, no? Di nuovo, ricordi. Per due. E subito uno dice ah ok, si baserà, cioè sarà questo l'evento, no, tenta di aggiustare le vite dell'universo, ok, sarà questo l'evento caratterizzante, no, si innamora, ok, sarà questo l'evento caratterizzante, succede tutta questa piccola serie di cose che comunque ti tiene attaccato a quella che è la trama, vuoi vedere dove si va a parare. Poi il discorso è però che appunto non c'è mai questo
questo picco di evento. E non si risolve mai in nulla, in sostanza. Poi, per carità, penso che poi l'intento un po' fosse quello, sì, no? Cioè i piccoli piaceri della vita, come quando... Sì, la vita è un po' così, quindi ci sta, non c'è mai nulla di troppo finito, non c'è mai... Certo. Però. No, c'è stato un po' con la mare in bocca. Eppure veramente ha avuto un riscontro mondiale veramente molto molto alto. Soprattutto, vabbè, ovviamente in Europa. Mm-hmm. Ho letto che ha guadagnato un sacco di... Cioè, ha avuto un sacco di incassi al botteghino. E anche comunque in America ha riscontrato un discreto successo, nonostante in quegli anni uscisse A Beautiful Mind nel 2001 e Mulholland Drive. Quindi comunque anche Donnie Darko. Esatto, Donnie Darko, insomma, non è che si è proprio fronteggiata con dei film da dire vabbè, no, quella non c'era niente. Anche a livello hollywoodiano comunque c'erano dei film abbastanza importanti, eppure se l'è cavata. Poi c'è da dire che era un prodotto molto differente da quello che era, cioè, prodotto hollywoodiano. Sì, le uscite di quegli anni, soprattutto appunto in ambito hollywoodiano, erano su tutt'altra impronta. Beh, comunque ha un'estetica molto europea, che forse in America addirittura è più affascinante di quanto poi non abbia presa su di noi. Però ha un'estetica molto europea, forse in generale, per noi ha un'estetica molto francese, cioè per me è francese. È francese, una roba del genere, francese. Sì. E non è un film che è condannabile al 100%, secondo me. No, ma anche perché, diamine, chi sono per dirlo? Sì, esatto. Non mi permetto. No, però ho letto e ve la consiglio questa recensione. Io seguo, forse te l'avevo già detto, questo sito che si chiama The Vision. Ah, l'ho letta. Che mi piacciono i loro articoli, sono interessanti. Però anni fa mi era capitato, adesso non so quanto tempo fa è uscito, però mi era capitato di leggere la recensione di questa ragazza che ha fatto proprio sul favoloso mondo di Amélie, con cui mi trovo assolutamente d'accordo. Lei è cattivissima. Sì, lei è molto... Cioè, proprio ci va dritta. Deve essere stata particolarmente toccata dalla cosa, perché era molto... stata molto cattiva, quindi secondo me, insomma, è esagerato. Poi io l'ho letta anche un po' in chiave ironica, non so come dire, forse l'ha scritto anche un po' in senso per divertire. Sì, c'era un po' di sarcasmo. Sì, esatto. Ci sta. Poi Però trovo che abbia centrato, insomma, più o meno il punto di quello che è poi il mio pensiero sulla figura di Amelino e su quello che poi in realtà nelle generazioni successive ha significato. Anche quando siamo andati a fare un content web per un'azienda, e loro, la loro richiesta, la loro visione era voler mandare il messaggio del favoloso mondo di Amelino, dei piccoli piaceri della vita. Effettivamente attrae molto un'estetica di questo tipo, ti attrae, motivo anche per cui un film di questo tipo ti attrae e comunque vuoi vedere cosa succede. Perché guardandolo ti senti molto a tuo agio, non è niente di... Sì, non ti disturba sicuramente, non è Mulholland Drive. Esatto. Sicuramente, nel senso sia l'esatto opposto. Io sono un po' più scuola Lynch che un po' più scuola... Sì, anch'io preferisco essere disturbata da qualcosa che però mi resta. Ecco, il discorso è che di tutto questo poi non mi resta niente. E al contrario, non capisco perché invece a tantissime persone... Di tutto questo resta tutto, di tutto questo niente comunque ne fanno lo standard della loro proclamazione di essere donna, di essere come sono, di leggerezza, libertà, anche qua di nuovo tutto questo discorso. Però io non riesco a trovare un elemento da prendere e dire che sì, cavolo, questo me lo porto dietro, questo è importante, questo mi dice qualcosa. È un peccato, perché se ci fosse stata almeno una terza persona contraria sarebbe stato... Forse e invece ci troviamo... Cioè io assolutamente andiamo condivido... infatti, vorrei andare a chiedere alla ragazza... Condivido quello che dici, nel senso che... Sì, è un film piacevole, anche scorrevole, lo trovo. Sì, sincera, è scorrevole. No, però a volte mi è capitato che alcune scene proprio dicessi basta. Sì, che palle. Io un po' l'ho skippato, ma solo perché l'avevo già visto. Probabilmente sbagliando sono molto più terrena. Ecco, lei la vedo proprio. Poi non è una figura negativa, perché non è una figura negativa, però
il fatto è che io non la potrei mai prendere a modello, cioè no. Questa è una ragazza che nella vita non ha nessun tipo di interesse, non ha nessun tipo di obiettivo, non ha nessun tipo di... È un po' sballottata dal corso degli dagli eventi, no. Non ha impulsi sessuali, cioè non è niente, no? Lei vive la sua vita... Sì, che poi per carità, riflettendoci, magari può essere una... Cioè, appunto, in periodo adolescenziale, magari, questi fattori qua, che per noi sono fastidiosi, possono essere magari motivo di sicurezza, no? Nel senso, magari io, giovane ragazzina, non so dove sbattere la testa riguardo tutta una serie di situazioni della mia esistenza attuale, vedo questa cosa, vedo questa leggerezza nei punti dove io ho queste lacune, e dico, cavolo, magari posso... Cioè, mi sento tranquilla, no? Tranquillizzante, dici. Sì, cioè un potere terapeutico. Poi il fatto che questo sì, non, che questo non rappresenti una soluzione, comunque è un altro discorso, però magari è questo, non lo so. Cioè, poi io appunto, avendolo visto comunque in età avanzata, verso la vecchiaia ormai, magari ho una percezione distorta. Io ho incontrato anche persone adulte. Cioè, sì, io ho già litigato con mia mamma, ricordo, che proprio invece abbracciano completamente questa filosofia. E ti dirò, ho visto molte più persone adulte, poi adesso non ho idea se si rifacessero o meno a quel prototipo lì, però capellino, il caschettino così, la frangetta a metà fronte. Però lì magari, non so... L'arrivare da un'altra epoca, oddio, l'arrivare da un decennio precedente dove le cose erano un pelo diverse, esce questa roba qua al cinema nel 2001, la guardi, fai un respiro di, non lo so, quasi un sollievo, una cosa diversa. Non lo so, può cioè, essere. Non so se mi sto sforzando per giustificare o se davvero può essere così. Non è un giustificare, perché di fatto non è un film no, condannabile, come abbiamo detto più volte. No. E quindi è solo cercare di capire il motivo per il quale una figura del genere poi infastidisce. Non so se è una cosa generalizzata più sulla nostra generazione, perché quando è uscito tu eri piccolissima. 4 anni. No, io ne avevo 7. Non ci toccava semplicemente. Sì, era al di fuori dalla nostra comprensione. Esatto. E l'abbiamo forse vissuto in un momento in cui le cose erano semplicemente diverse. Cioè, quindi vediamo questa figura femminile che non ha niente a che vedere con quello che siamo noi ora, cioè, sì, per tutto il film, cioè, scena dopo scena continua a chiederti sì, ma quindi? Sì, ma okay. Allora? quindi cosa fai? No, allora, non fai? Qualche... Ah, ok, non importa. Vabbè, mettiamo le mani nei legumi e vediamo. Esatto. A me fa molto ridere questa cosa delle mani, dei piccoli piaceri della vita, perché... Che poi... Voglio capire che piacere ci proverò, cioè avrò a casa un pacco di lenticchie, però, ci provo. Vabbè, no, io ho le sue piccole cose, sì, devo dire che sto condannare. Quando lavoravo in un ristorante avevo, spesso stavo al bar, facevo caffetteria e avevo c'era... coso di pieno di chicchi di caffè e io costantemente ci ficcavo la mano dentro, che oltretutto igienicamente non so quanto fosse. I tempi di Covid poi adesso, vabbè, però insomma, ma il fatto è che lo faccio perché mi annoiavo incredibilmente, cioè quindi questo probabilmente perché lei è annoiata terribilmente dalla vita, non lo so, perché e mette io le mani nelle cose per sentire qualcosa, sì, perché non potevo leggere, non potevo guardare il telefono, non potevo parlare con le persone, ero da sola dietro un bancone così con solo la cosa del caffè davanti e l'unica cosa che mi veniva da fare era aprire la cosa e mettere la mano, quindi forse lei è solo annoiata dalla vita e non ha nessuna passione. Ma sì, ma anche perché, non so, dicevamo anche prima, no? Abbiamo avuto tutti, no, un periodo della nostra vita in cui più o meno c'è stato un approccio simile, forse, non è detto in realtà, però, cioè, se io mai dovessi avere un momento della mia vita in cui i miei piccoli piaceri della vita sono rilegati a questo tipo di azioni, no? Che devo proprio ricorrere ancestralmente alle piccole cose per sentirmi bene. Può essere che mi capiti, può essere che capiti, ma non lo classificherei esattamente come il periodo della mia vita che voglio portare che sia, esatto, il periodo della mia vita più lungo. Può essere un momento, no, in cui le mie gioie sono traslate in questa cosa qua. Però appunto, da lì a farne il mio mantra per Ma poi il fatto è che
cioè effettivamente tutti abbiamo passato forse un po' quel momento della vita, no? Io mi ricordo quando ho finito le superiori, sono andata a vivere da sola, iniziavo a studiare, iniziavo a lavorare e quindi avevo quella, lavoravo nei locali, insomma un po' come a Medino, facevo la cameriera, quindi poi di fatto nella... Quindi forse un po' quel momento può corrispondere a quello di Amelino, però cioè, un momento. È un momento, sì, di transizione da una vita da adolescente a una vita adulta, ma vuoi solo la libertà di fare. Sì, però secondo me è un momento a cui banalmente pensi di più dopo, quando tu ci sei dentro, non ti comporti così, non lo vivi, cioè non sei nel presente, quando sei, almeno io, quando ho, appunto, anch'io ho avuto il periodo in cui cameriera, appena finito il liceo, tutto davanti, tutto da costruire, però lì tu praticamente, io vivevo costantemente nel futuro. Adesso sì. Cosa faccio? Quello come lo organizzo? Vado via di casa? Cosa voglio fare? Cioè, non stai lì a vagheggiare, a crogiolarti in questa situazione. Oltretutto lei non ha nessun tipo di amicizia, nessun tipo di vita sociale. Sì, anche questo. Invece quello è un momento in cui io avevo proprio voglia di costruire anche nuovi rapporti umani, nuovi, non lo so. Sì, sì, vuoi espanderti in ogni dove. Mm-hmm. E lì, ma infatti forse sempre nell'articolo che dicevi prima, c'era scritta, forse era proprio lì, c'era scritta questa cosa qua che... Anche l'ambientazione, no? Sembra che questa Amélie viva in questa Francia dove tutti sono brutti e cattivi, nessuno ti caga, nessuno ti parla, nessuno ti saluta e nessuno ti ringrazia quando gli porti il caffè, cioè sono tutti schifosi. E lei invece è l'unico raggio di sole che leggiadramente si sposta tra queste figure oscure che le sputano nel bicchiere. Ma cioè, probabilmente non è proprio così la realtà dei fatti, no? E no. Non so se magari è la sua visione, esatto, delle cose. Secondo me la sua visione delle cose, e quindi lei vede tutti quindi il problema di fatto è suo, non delle persone che le stanno intorno. Non lo so, non ne ho idea. qualcuno ci venga ad insultarci per una parte 2 dove discutiamo. Sì, assolutamente, lasciate nei commenti il vostro pensiero a riguardo, soprattutto per quanto riguarda le ragazze, perché poi forse i ragazzi hanno ancora meno motivi per immedesimarsi, sì, con una figura del genere. Empatizzano quindi un po' meno. Sì, perché già di fatto uno fa più fatica, no, a empatizzare su un personaggio dell'altro sesso. Sì. E non che non capita, certo, però fa ancora più fatica. Penso gli uomini che credo non abbiano proprio motivi di empatizzare. Le donne, fateci sapere cosa e perché empatizzate con la figura di Amélie, che assolutamente non è una figura negativa, questo siamo d'accordo tutte, vogliamo solo capire il motivo. Tenderemo riscontri e risposte e scontri, fateci e sapere. Sì, noi siamo lì a rispondervi nei commenti comunque, quindi esatto, mi raccomando. Grazie mille, sapere. Nat. Grazie Nat, la rivedremo presto. Ciao!